grande successo di pubblico e di critica per l'artista Fabio Miola, tornato ad esporre in una mostra allestita dalla Galleria d'Arte Barbato nei saloni del Castello Lancellotti di Lauro. Immagini del tempo è un percorso emotivo attraverso la confusione generata dalla pandemia. Raccoglie le principali opere realizzate dall'artista campano dopo l'esplosione del Covid-19. Al termine dell'esposizione nel castello, le opere dell'artista si potranno ammirare nella Galleria d'Arte Barbato, nell'omonimo showroom Barbato Mobili in Corso Nazionale 327 a Scafati. Queste immagini affondano la loro origine nella consapevolezza che non esiste più una confusione, ma soltanto una confusione. E l'interrogativo è se queste immagini che emergono da questi sfondi policromi siano, ecco, investite da questa pseudo-realtà o se esse siano soffocate da questa realtà caotica che comunque avvolge l'uomo contemporaneo. La pandemia non ha segnato soltanto da un punto di vista fisico, da un punto di vista medico, ma ha segnato l'uomo soprattutto da un punto di vista, ecco, dell'animo, degli affetti. Ecco perché l'uomo di oggi ha paura del suo simile e in questa confusione cerca di emergere. Ma riuscirà l'uomo ad emergere? Questo è l'interrogativo che mi pongo e pongo agli osservatori. Immagini del tempo è idealmente la prosecuzione della grande bugia, l'esposizione di Niola che si è svolta presso il Museo Storico Archeologico di Nola nel gennaio del 2019. In entrambi i casi l'allestimento è stato curato dalla Galleria d'Arte Barbato di Scafati. Negli ultimi due anni infatti il gallerista Franco Barbato e la moglie Marisa Nastro hanno accompagnato con affetto e competenza il percorso di Niola, sostenendolo in una vera e propria esplosione creativa. Abbiamo visto proprio che è praticamente uscito fuori, ha avuto un'esplosione sia nei colori che nelle immagini e dal suo solito figurativo c'è un astrattismo che lo rende particolare e originale ed è per noi una nuova produzione del tutto, veramente del tutto originale, che va vista, va guardata e si vedono proprio i mutamenti del maestro. Connubio tra Galleria d'Arte Barbato e Fabio Niola si inserisce nel quadro di un più ampio e fecondo rapporto di collaborazione creativa con artisti nazionali ed internazionali. I quadri di Niola sono stati posizionati nei saloni del Castello di Lauro, una fortificazione longobardo-normanna costruita intorno all'anno 1000. Antonio Ferraro, presidente dell'Associazione Pro Lauro, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico del territorio. La bellezza deve aiutarci a superare questo momento di disperazione. Come diceva Paolo VI nel diciamo, discorso finale di conclusione del Concilio Vaticano II, la bellezza è quell'elemento che ci permette di vincere la disperazione, perché la bellezza supera il logorio del tempo, unisce le generazioni e dà felicità all'uomo, che è appunto il custode di questa grandiosità e meraviglia. Al fascino millenario del castello è dedicato uno dei pezzi più pregiati della mostra, il quadro Lumina Incastra. Il gallerista Franco Barbato ha illustrato il significato dell'opera ed il suo messaggio fortissimo di speranza per il futuro. Sì, in quest'opera in effetti c'è proprio quel legame astrazione-figurazione, oltre al fatto di essere un vero e proprio omaggio alla location che ci sta ospitando, perché è un omaggio al castello, è un omaggio anche alla memoria, perché questa fiamma che viene fuori da questi colori diciamo gettati sulla tela apparentemente in maniera casuale
da cui poi nasce una bellezza che praticamente non ha niente a che fare con la bellezza soltanto femminile, perché come vedete gli occhi sono la parte più viva e gli occhi sono sempre stati lo specchio dell'anima. Quindi l'artista ha voluto omaggiare la location, ha voluto fare una fusione con questo gioco tra astrazione e figurazione e soprattutto lascia una speranza, perché il cavallo che affiora dall'angolo della struttura del quadro è un cavallo che vuole affrontare un viaggio e noi auguriamo a tutti gli amici che ci seguono di cogliere questa occasione e di guardare il mondo con altri occhi e soprattutto con grande speranza verso le cose belle. Franco Barbato e soprattutto Marisa Barbato. Sono tanti gli appassionati che hanno visitato la mostra e apprezzato la capacità di Niola di mettere insieme astrattismo e figurativo, elementi storici come le icone sacre e di immagini pop come gli eroi dei comics degli anni 60. Secondo il critico d'arte Alberto D'Atanasio è proprio questo il tratto distintivo dell'artista. Questo maestro, questo grande maestro Fabio Niola riesce a tradurre l'immagine iconica con dei connotati stilistici molto moderni e se vogliamo anche astratti. È un artista talmente talentuoso e raro che riesce ad armonizzare in maniera perfetta l'astrattismo e l'immagine iconica, appunto. La cosa bella è che mette insieme la simbologia antica, perché inserisce brani michelangioleschi oppure seicenteschi con i loghi moderni della Coca-Cola, ad esempio, o di altri marchi. Il tutto con una tecnica assoluta. La cerimonia di apertura ha accolto anche un ospite d'eccezione, l'ex calciatore e capitano del Napoli Gianni Improta. Il baronetto di Posillipo ha visitato l'esposizione insieme a Niola ed è rimasto colpito dalla capacità dell'artista di pescare riferimenti dalla cultura pop, dai fumetti e anche dal mondo dello sport. Mi hanno colpito intanto i colori che lui usa mettere nei suoi quadri. Fabio merita tutto il rispetto possibile e immaginabile. Lo ringrazio per avermi regalato un quadro raffigurante Diabolik, il mio mito dei fumetti di quando ero piccolino. Ecco, sentirlo parlare e sentire anche dei critici esprimersi sulle sue opere è un qualcosa di veramente interessante e importante. La mostra Immagini del Tempo ha anche uno scopo benefico. Grazie al supporto del viticoltore Agostino Nappi, all'ingresso dell'esposizione è possibile acquistare una bottiglia di vino Petra Marzia, in tiratura limitata con la riproduzione di un'opera di Niola sull'etichetta. Il ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza per l'acquisto di defibrillatori cardiaci che saranno posizionati nel Vallo di Lauro.